Mario Montini, diciamo, complimenti per la bella prestazione. Tre vittorie di fila consecutive non era facile farle, e, insomma, è un gran risultato. Il Como lancia un segnale importante al campionato e adesso arriva questa Sampdoria. Lei prima ha detto siamo in una fase di crescita e cerchiamo di capire quanto crescere. A che punto potrebbe essere la crescita della squadra per arrivare poi alla forma ottimale? Un'altra domanda, Cutrone si è dimostrato goleador, uomo d'area. Può essere una nuova veste questa? Ma allora, sempre difficile ipotizzare a che punto si è della crescita. Io credo comunque, come ti ho detto prima, in un percorso naturalmente fatto di alti e bassi, ma dico alti e bassi perché spesso e volentieri si cresce anche di più nei momenti in cui hai anche un aspetto negativo che ti si presenta davanti, perché ti espone un difetto su cui poi dopo tu vai a lavorare. Quindi serve tutto in un campionato per poter crescere. Dopo 5 partite io credo che la squadra abbia ancora veramente tanti margini su cui poter lavorare per affezionarsi, per cercare un miglioramento. Quindi in questo momento l'obiettivo è non porsi nessun tipo di limite in questo, ma continuare a lavorare, perché ripeto, siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio necessario per far sì che questo percorso sia il più proficuo possibile, perché non ci siamo e non dovevamo abbatterci nelle prime 2 giornate, dove è arrivato un punto solo, e adesso non dobbiamo esaltarci dopo 9 punti in 3 partite, quindi dobbiamo continuare a lavorare, perché sappiamo che il percorso da fare è lungo, però è allo stesso tempo stimolante, ci dà voglia di andare a cercare dei miglioramenti per cercare di crescere il più possibile. Cutrone, secondo me, è un giocatore che ci dà anche questa alternativa, perché comunque è un giocatore che quando è vicino alla porta comunque la sente, è un giocatore che negli anni comunque ha sempre fatto gol, quindi anche l'anno scorso, se non sbaglio, si era sbloccato alla sesta-settima, se non sbaglio, e quindi l'importante per lui era togliersi il fardello mentale di dover iniziare, perché anche per loro, e lo è per la squadra, la prima vittoria, anche per l'attaccante il primo gol è sempre importante, quindi sappiamo di avere con lui anche un'alternativa nel ruolo di sua cittadina.